Attenzione a mettersi in viaggio senza una corretta profilassi quando si scelgono paesi a rischio, perché oltre alle malattie ormai croniche in certe parti del mondo, come malaria o febbre gialla, a minacciare la salute del pianeta è tornata anche la poliomielite. Il virus responsabile di questa malattia nelle scorse settimane si è fatto nuovamente vivo in Israele. Analisi effettuate in 30 campioni di acque di scarico hanno infatti rivelato che è ricomparsa questa patologia che in terra israeliana pareva debellata ormai da anni e che invece torna a rappresentare una minaccia per la popolazione. In realtà, nello scorso anno si sono registrati 65 casi in Somalia e 8 in Kenya, che si aggiungono ai numerosi casi riportati in Afghanistan, Nigeria e Pakistan, i tre stati in cui la diffusione del virus è ancora endemica. Anche la ASL numero 2 si è attrezzata per il vaccino. A seguito delle ultime segnalazioni, il Ministero della Salute raccomanda a chi ha in programma viaggi verso mete a rischio, le ricapitoliamo, Kenya, Nigeria, Pakistan, Afghanistan e Israele, di effettuare prima della partenza un'ulteriore dose di richiamo del vaccino se ha già completato il normale ciclo vaccinale. Diverso il discorso per i non vaccinati o per chi lo è in maniera incompleta. Il consiglio è di effettuare un ciclo completo a 3 dosi prima della partenza. Oltre alla vaccinazione, il Ministero invita i viaggiatori a rispettare alcune semplici norme igieniche di comportamento: mangiare solo cibi cotti e serviti ancora caldi, lavarsi e disinfettarsi spesso le mani, utilizzare solo acqua in bottiglia anche per lavarsi i denti, non consumare ghiaccio perché potrebbe provenire da acqua contaminata. Il vaccino è disponibile all'ospedale Campo di Marte, al centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro e al presidio Susi Clark a Bagni di Lucca. Solo nei primi due è richiesta la prenotazione.